io non mi auguro nessun tipo di vendetta, nessun tipo di trattamento di favore. Quello che è previsto dalla legge, e sono sicuro che la giuria, i giudici sapranno giudicare con correttezza. Quello che è successo lo sappiamo tutti, rinnova il mio dolore, perché sentire costantemente quanto è successo è rinnovare il mio dolore, ma ho piena fiducia nelle istituzioni e quindi sono sicuro che la pena giusta sarà quella che la giuria deciderà di comminare. Aspettato la pausa fine della mattinata prima di parlare con la stampa, e con il garbo e la compostezza di sempre ha espresso piena fiducia nella giustizia. Nessun giudizio, nessun desiderio di vendetta. Gino Cecchettin, il papà di Giulia, mostra ancora una volta la sua forza d'animo nonostante il dolore lacerante che si rinnova e che gli fa mettere in forse la partecipazione alle prossime udienze del processo nei confronti dell'assassino di sua figlia. Oggi penso sia un atto dovuto verso e di rispetto verso la Corte e i giudici, e nel proseguio vedremo, deciderò di volta in volta. Oggi non sto sicuramente bene, ma non c'è giorno che io non pensi alla mia Giulia e a tutto quello che ho perso con lei. Non nomina mai Filippo Turetta, Gino Cecchettin, e non teme di incontrarlo in aula se sarà presente. No, perché dovrei. Il danno ormai l'ha fatto. Ma secondo lei dovrebbe venire per il processo e per rispetto a... È a sua discrezione, non entro nel merito, non sta a me a giudicare. Se potesse dire qualcosa a Filippo, cosa direbbe? Non avrei niente da dire. Un processo, quello per il femminicidio di Giulia, che ha un'enorme attenzione mediatica. Gino Cecchettin ne è consapevole e rifugge ogni spettacolarizzazione, ribadendo l'impegno incrollabile contro la violenza di genere attraverso la fondazione che porta il nome della figlia. Un conto è giudicare un reato, un altro prodigarsi per far sì che questo non succeda in altro modo, e questo lo farò con la fondazione e assieme a tutte le associazioni che stanno lottando contro la violenza sulle donne.